Dal Vangelo di Giovanni. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge. E il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Sorelle e fratelli carissimi, siamo arrivati alla quarta domenica di Pasqua. Questa domenica è sempre caratterizzata da un'immagine, quella del buon pastore, e per questo motivo è stata scelta per essere la giornata mondiale delle vocazioni. La prima cosa che vorrei dire a me stesso e a voi in questa domenica è: preghiamo per le vocazioni, per tutte le vocazioni, quelle alla vita religiosa e sacerdotale e quelle alla vita matrimoniale e di altro genere, perché ogni vita possa realizzarsi nella vocazione all'amore alla quale il Signore primariamente ci chiama. E in questa domenica in cui Gesù presenta se stesso come il buon pastore, noi possiamo fare memoria di tutte le volte in cui Gesù dice di sé di essere Dio e associa questa idea ad una immagine. Gesù dice: io sono, così come disse Dio a Mosè nel roveto ardente, io sono colui che sono. E Gesù dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono il pane, io sono la vite. Ma dice anche, nel capitolo 10 di Giovanni, quello che abbiamo ascoltato, io sono la porta e io sono il pastore. Quindi attraverso queste immagini Gesù vuole farci comprendere la vera identità di Dio e la sua vera identità. Vuole che ciascuno di noi sappia bene chi è il Signore, chi è Lui, non abbia idee sbagliate. Pensate, è stata fatta un'indagine negli Stati Uniti. Solo il 5% delle persone era atea. Il 22% però aveva una giusta immagine di Dio. Tutto il resto, il 73%, 72%, erano persone che avevano un'immagine di Dio inadeguata, sbagliata. Un Dio cattivo, un Dio che punisce, un Dio che giudica. Non il Dio buono, che fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il suo sole sui buoni e sui malvagi, come Gesù ce lo ha presentato. Quindi dobbiamo fare molta attenzione a queste immagini. Nel capitolo 10, come vi dicevo, Gesù si presenta come la porta, ci garantisce nella custodia. Lei, la porta, ci difende dagli attacchi esterni e si presenta come il pastore, colui che ci guida. È un'immagine antica, pensate al famoso Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, anche se vado in una valle oscura, Egli è con me, non mi potrà accadere nulla di male. Anche i profeti hanno utilizzato questa immagine di Dio come il pastore e hanno usato questa immagine anche per rappresentare coloro che debbono annunciare Dio, i sacerdoti, i responsabili del popolo. Solo che il profeta Ezechiele, in un suo capitolo, ha descritto i pastori come pastori brutti, come pastori cattivi, che non si preoccupavano
delle pecore, ma piuttosto le sfruttavano. Non si preoccupavano né della pecora grassa, né di quella malata, né di quella debole, né di quell'anziana, né di quella giovane. Dalle pecore, dice il profeta, questi cattivi pastori prendevano prima il latte, poi la lana e poi la loro stessa vita mangiandole. Gesù non è un pastore così. Gesù è il pastore buono. Anzi, come dice il testo originale, è il pastore bello, l'unico autentico, l'unico vero, quello al quale noi sacerdoti, noi vescovi, ma anche tutti quanti voi, perché ognuno di noi ha qualche responsabilità nella vita, dobbiamo guardare per svolgere nel miglior modo possibile i nostri compiti, le nostre responsabilità, la nostra stessa vita. La bellezza, infatti, ci affascina, sia quando è rappresentata da una bellissima alba, da un bellissimo tramonto, sia quando è rappresentata dalla natura incontaminata, sia quando è rappresentata da un'opera d'arte, una scultura, una pittura, un bel libro, una poesia. La bellezza ci attrae sempre. Quando vediamo una bella donna, un bell'uomo, noi siamo felici di averli visti. E noi dobbiamo essere belle persone. Forse è il complimento migliore che potremmo ricevere. Guarda che bella persona che è quella lì. E perché Gesù è il pastore bello? Perché lo dice lui stesso, offre la vita per le sue pecore, non prende niente, dà tutto, non chiede nulla, si dà in regalo. Questa è la bellezza che salverà il mondo. Questa è la bellezza alla quale dobbiamo guardare e che deve trasformare la nostra vita. Diventare capaci di gratuità, diventare capaci di dono, come fa Gesù con ciascuno di noi. Altrimenti diventeremmo un gregge sbandato, come pecore senza pastore, dirà Gesù in un'altra pagina del Vangelo. Guardiamo allora a Gesù e guardiamo ai testimoni di Gesù, coloro che si prendono cura delle persone loro affidate, che hanno uno sguardo e una parola per ogni pecora del gregge, che conoscono ogni pecora e la chiamano per nome. Anche qui è bellissimo il verbo che usa Gesù, conoscere, che nella Bibbia è il verbo degli innamorati, è il verbo degli sposi, è il verbo di coloro che si amano. Gesù ci conosce perché ci ama ed è bellissimo sapere che noi importiamo a Gesù, che noi siamo importanti per Gesù. Bellissimo sarebbe ugualmente se anche le persone ci importassero, che le persone che ci sono vicine diventassero importanti per ciascuno di noi. Questo è ciò che il Signore ci chiede, questo è ciò che noi vogliamo fare, rispondendo proprio alla nativa, originaria vocazione di ogni essere umano, che è quella di amare.